Esistono in letteratura molte evidenze sul fatto che gli operatori sanitari, i medici in particolare, tendono a sottostimare vari effetti collaterali, cosiddetti soggettivi, riportati dai pazienti durante i trattamenti antitumorali, in primis la nausea e il vomito. Tra questi anche dati prodotti da noi qualche anno fa che documentavano un netto underreporting da parte dei medici di quelli che erano gli effetti collaterali dei pazienti trattati con chemioterapia o altri trattamenti in studi randomizzati. Inoltre c'è da dire che questo rischio di sottostima e di underreporting è particolarmente alto nel caso della nausea e del vomito tardivi, perché mentre quello che accade nel giorno della chemioterapia, quando il paziente è in day hospital, viene visto o comunque più facilmente riferito agli operatori sanitari, più difficile è che venga percepito quello che accade a casa nei giorni successivi. Ci sono state varie pubblicazioni, uno studio molto importante pubblicato su Cancer molti anni fa, nel 2004, che documentava appunto questa netta sottostima della nausea e del vomito tardivi, sia con gli effetti con gli agenti chemioterapici altamente emetizzanti, sia con gli agenti chemioterapici moderatamente emetizzanti. Come sappiamo, esistono molte linee guida, sia nazionali, per esempio in Italia quelle dell'AIHOM, sia internazionali, e devo dire che a differenza di alcuni altri trattamenti, di alcuni tumori, le linee guida internazionali sulla CIMV sono molto simili nelle raccomandazioni che danno. Una limitazione sicuramente è il fatto che sono incentrate sulla classificazione dei farmaci e del loro potenziale emetogeno e non tengono conto di alcuni fattori legati al paziente che invece possono influire sul rischio che ha di avere problemi di nausea e di vomito con il trattamento. Fermo restando che è la tipologia di farmaco, ovviamente, è la caratteristica che più delle altre condiziona questo rischio. Quindi, al di là di questo limite, l'applicazione delle linee guida esistenti in termini di profilassi garantirebbe comunque una percentuale ottimale di casi nei quali viene evitato, viene garantito un buon controllo della nausea e del vomito. Quindi chiaramente la raccomandazione è quella di aggiornarsi seguendo l'ultima edizione aggiornata delle linee guida, quali esse siano, e rispettarle nella pratica clinica per garantire l'interesse dei pazienti nella pratica. Sono vari anni che già conosciamo, in qualche caso usiamo nella pratica clinica, altri farmaci appartenenti alla classe degli inibitori di NK1 e abbiamo imparato ad apprezzarne l'efficacia nel controllo migliore della nausea e del vomito. Il Rolapitant si aggiungerà, quindi si aggiunge a questa lista di farmaci già esistenti, se ne differenzia per alcune caratteristiche. Sicuramente la somministrazione orale in un'unica giornata è particolarmente comoda perché chiaramente consente di evitare altre somministrazioni nei giorni successivi, a differenza di quello che capita per esempio con la Prepitant, che richiede la somministrazione al giorno 2 e al giorno 3, e per esempio a differenza del Fosaprepitant non richiede somministrazione endovenosa ma la semplice somministrazione orale. Un altro vantaggio è sicuramente quello della lunga emivita, che almeno in teoria garantisce una copertura per molti giorni dopo la somministrazione del farmaco, e questo in realtà potrebbe essere d'aiuto nel garantire profilassi sulla componente tardiva della nausea e del vomito, che come sappiamo rappresenta un ostacolo ancora in parte non completamente gestito con i trattamenti attualmente disponibili. Vale forse la pena anche citare il fatto che a differenza di altri farmaci della classe, le interazioni farmacologiche, che sono un problema spesso trascurato dagli oncologi nella pratica clinica, in realtà sono meno a rischio con il Rolapitant perché l'interazione con i citocromi è minore rispetto a quello che accade con la Prepitant, e quindi questo fa sì che ci sia meno rischio di alterazioni del metabolismo di altri farmaci eventualmente assunti dai pazienti durante il trattamento.
Irolapitant, come gli altri farmaci della classe, è stato sottoposto ad un processo di sviluppo clinico che ha visto la conduzione di importanti studi randomizzati che ne hanno dimostrato l'efficacia nel ridurre l'incidenza di nausea e di vomito sia nei pazienti sottoposti a trattamenti con farmaci tipo il cisplatino, quindi altamente emetizzanti, sia nei pazienti sottoposti a chemioterapia considerata moderatamente emetizzante. Quindi l'insieme di questi studi ha fatto sì che il farmaco sia stato già approvato per esempio dall'FDA e dalle autorità regolatorie e quindi sarà disponibile nella pratica clinica al pari degli altri farmaci della stessa classe. Mi fa particolarmente piacere sottolineare che per esempio nell'ambito della chemioterapia moderatamente emetogena, anche il Irolapitant ha prodotto risultati che dimostrano la sua efficacia nella prevenzione della nausea e vomito indotti dal carboplatino, che è un farmaco considerato moderatamente emetogeno, ma che comunque è ampiamente impiegato nella pratica clinica, per esempio nei pazienti col tumore dell'ovaio oppure con il tumore del polmone, e chiaramente comporta spesso un rischio significativo di nausea e vomito. Proprio a questo congresso ESMO presentiamo un poster di una meta-analisi, tutta l'evidenza disponibile in letteratura, incluso il dato del sottogruppo dello studio randomizzato condotto con il Irolapitant, che documenta un miglioramento percentuale clinicamente rilevante, perché paragonabile a quello che gli NK1 antagonisti hanno ottenuto con il cisplatino, e che quindi fa sì che giustifica quella che è la ultima raccomandazione delle linee guida internazionali, sia MASC che ASCO, che NCCN, che raccomandano anche per il carboplatino l'aggiunta di un NK1, quindi della tripla combinazione con gli antagonisti della serotonina e con il desametasone per la profilassi anche di questa tipologia di chemioterapia.